era un, non so, comunque era uno che comandava, no? Mia cugina Maria, avevamo due famiglie giù a Forno, no? Avevamo sempre le due sorelle, mamme, le avevamo tutte e due. Mia cugina Maria, che aveva, allora aveva 20 anni, una bella ragazza, no? Aveva un pochino fraternizzato con un giovane, un bel giovane, si chiamava Pegullo. Avrà avuto 22-23 anni, no? E vedevo lì, io vedevo, no, che loro chiacchieravano così, una simpatia, no, così, no? Questo Pegullo era un comandante, era un partigiano, era un, non so, comunque era uno che comandava, no? Lei siamo tornati in città, siamo qui a Parma, di Pegoro non ho saputo più niente. Ho saputo che lui è morto mentre spremeva il tricolore, lei a Massa, c'è mai stato a Massa? La Piazza Aranci, il Palazzo Ducale. Sì. Lui è uscito nel balcone del Palazzo Ducale a mettere il tricolore, gli è arrivata una raffica e l'hanno ucciso. Si chiama Pegollo, il nome non me lo ricordo. No, ma È lui... morto, è morto in questa maniera, mentre installava, ed era, no, sì, fraternizzava con noi lì giù a Forno, eh. Era figlio di una famiglia ricca lì del paese, avevano negozi, erano commercianti. Sì, adesso appunto... Pegollo, si ricordi Pegollo? L'ho registrata, quindi io sono a posto, sono pigro e Pegollo, quindi come è registro morto le persone. Pegollo? Perché io l'ho saputo anch'io.